Si rafforza il legame tra Palazzo Strozzi e la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, un incontro molto partecipato sulla figura e sull'esposizione di Natalia Gonciarova. Questo incontro dimostra che questo connubio con Palazzo Strozzi è solido, ha un futuro e questo lo dobbiamo, lo dico apertamente, al nostro conservatore Carlo Sisi, che fa da trade union tra Arezzo e Firenze, tra queste due prestigiose fondazioni, e quindi tutto questo viene ad onore e a merito e per il futuro sviluppo della Fondazione Bruschi e per la città di Arezzo. Ludovica Sebregondi, curatrice della versione fiorentina della mostra su Natalia Gonciarova, presenta ad Arezzo l'esposizione in corso a Palazzo Strozzi, ripercorrendo la gestazione del progetto, il backstage dell'allestimento, raccontando le opere e insieme la biografia di Natalia, una donna straordinaria con la sua vita all'avanguardia. È una artista russa molto importante che ha avuto un largo seguito in Russia prima, in Francia e in Europa poi, sia nel mondo del balletto come artista, e qui alla Fondazione Bruschi abbiamo portato una serie, tre video che sono presenti anche a Palazzo Strozzi a Firenze, per raccontare meglio che cos'era la Russia del periodo fino al 1915. Ad Arezzo fino al 12 gennaio è in corso la mostra Incanti, che è proprio un fuorimostra di Natalia Gonciarova, l'esposizione in corso a Firenze. Siamo molto soddisfatti e quindi questo significa un rilancio e la forza di questa fondazione e del connubio con il nostro mecenate UbiBanca.